La corsa all'Eliseo del favorito François Fillon potrebbe essere intralciata dalla Procura Nazionale di Parigi. Un'inchiesta per appropriazione indebita e abuso d'ufficio è stata aperta nei confronti di sua moglie Penelope. Il caso è stato sollevato dal settimanale Canard Enchaîné, secondo il quale la consorte avrebbe ricevuto circa 500.000 euro lordi, 8 anni di stipendi, senza che il suo nome appaia mai nei documenti parlamentari. È un danno, si rischia di gettare discredito su tutte le persone che sono impiegate qui, i deputati e i loro collaboratori, soprattutto quando fanno il massimo, senza contare le ore ogni settimana. Non tutti i deputati del Partito Socialista sono dello stesso avviso. Perché se ad essere impiegato è un membro della famiglia, il lavoro che fa deve essere per forza di cose fittizio. Ci sono persone che potrebbero desiderare lavorare in coppia, i loro figli potrebbero avere le giuste qualifiche. L'attuale candidato all'Eliseo della destra, Fillon, si indigna e parla di accuse prive di qualsiasi fondamento, chiedendo di essere sentito al più presto dai magistrati.